Ciao, mi chiamo Silvia Coluccelli, sono una fotografa specializzata in moda bambino. Mi occupo infatti di fotografia di bambino, proprio nel settore della moda, per realizzazione di cataloghi e per foto pubblicitarie. Sono nata e cresciuta a Varese, ma da alcuni anni mi sono trasferita in terra elvetica, per esattezza abito a Zurigo, patria del cioccolato. E vivo e lavoro, faccio un po' scuola fra Italia, Svizzera e un po' dove mi capita di avere lavoro. Mi sono avvicinata alla fotografia relativamente tardi, nel senso che la fotografia, così come anche, non so, la pittura piuttosto che l'arte, sono sempre state delle cose che mi hanno sempre affascinato. Infatti, ho passato molto tempo a sfogliare riviste per guardare foto, immagini o comunque qualsiasi cosa. Queste cose mi hanno sempre attratto molto, però come a livello di spettatrice, nel senso che non avevo mai avuto modo poi di stare di provare il mezzo. Fin quando, intorno ai 24 anni, mi è stata regalata una reflex e da lì ho iniziato il mio piccolo percorso fotografico a livello amatoriale. Infatti ho passato circa un anno a fotografare qualsiasi cosa proprio a livello amatoriale e da lì mi sono veramente appassionata, nel senso che comunque nell'arco di un anno ho realizzato tutta una serie di foto, ho collezionato obrobri che conservo ancora nel mio archivio di cui mi vergogno a mostrarne il contenuto, però diciamo che ho passato un anno a fare questo tipo di foto per me. E durante questo anno ho maturato la consapevolezza di aver capito veramente cosa volevo fare da grande di lavoro, ossia la fotografa. Per cui venivo innanzitutto da un altro percorso, perché avevo studiato per un altro tipo di professione e in quel momento, quando presi la decisione di fare della fotografia il mio lavoro, stavo svolgendo un altro tipo di professione. Infatti, non so, ero stipendiata, avevo un lavoro a tempo determinato, però la fotografia mi piaceva talmente tanto che ero disposta a rinunciare a quello che mi ero creata per partire con un nuovo lavoro, con quello che comunque sentivo dentro di me che mi apparteneva di più. E di conseguenza mi sono licenziata, ho lasciato il lavoro e ho investito tutte le mie risorse, tutte le mie energie e oserei dire anche le mie capacità economiche per iscrivermi a una scuola di fotografia. Cercai diverse scuole potessero andare bene per me e alla fine mi iscrissi all'Istituto Italiano di Fotografia di Milano, dove frequentai il corso diurno intensivo di 2 anni. Poi, come volevasi dimostrare, al corso della fine dei 2 anni ero una perfetta disoccupata, ma diciamo che la cosa non so, non mi premeva molto, nel senso che comunque ero convinta della scelta che avevo fatto e che comunque, non so, bisogna passare tutta la vita a lavorare e volevo darmi la chance di provare a fare quello che realmente mi piaceva, ossia la fotografa. Fatto sta che finito il percorso di studi, mi sono data da fare, ho cercato di costruirmi un portfolio e, cosa più importante, ho cercato di trovare qualcuno che fosse interessato a farmi fare delle foto, a farmi lavorare. È stato un percorso lungo e difficile, come vabbè, in ogni campo lavorativo ci sono queste difficoltà da affrontare. Ad ogni modo, niente, mi piaceva fotografare un po' di tutto, per cui mi cimentavo cercavo di fare sia lo still life, qualsiasi cosa che potesse comunque mantenermi. Ai tempi mi piaceva molto la fotografia di interni di architettura e cercai proprio di avere dei contatti all'interno dell'ambiente dell'architettura piuttosto che degli interni per fare queste foto che mi piacevano molto. Poi un giorno mi contattò un'azienda che si occupava di abbigliamento bambino, che doveva realizzare un catalogo di moda appunto bambino.
Sono sincera, nel senso che è la prima volta per me come esperienza lavorativa e anche non lavorativa che fotografavo bambini. Per cui come prima reazione mi prese proprio il panico, perché già mi immaginavo correre per il set a inseguire bambini che non sarei mai riuscita a domare la situazione, o comunque i peggiori incubi mi assalirono. E quindi mi vennero tantissime ansie di prestazione, perché appunto affrontare una cosa che per me era totalmente nuova, qui non avevo mai pensato, mi generò questa ansia. In realtà poi feci il servizio fotografico ed è un'esperienza che mi porto tuttora nel cuore. Di servizi fotografici nel frattempo ne sono passati tantissimi con i bambini, però questa è proprio un'esperienza che continua a portarmi dentro, perché fu un'esperienza sia di fotografia ma anche allo stesso tempo di gioco e di divertimento. In pratica per me era come tornare un po' bambina, nel senso che con i bambini tuttora non esistono barriere, si è veramente anche fotograficamente quello che si è. Per cui senza barriere, senza niente, fotografare bambini, mise insieme fotografia e gioie, e nacque questo catalogo, che per me è il primo che realizzai, e come dicevo prima ne sono passati tanti nel frattempo, fortunatamente, però quello segnò l'inizio della decisione da parte mia di voler approfondire, cioè proprio di volermi specializzare in quel campo, che era quello, la strada che volevo percorrere, che più era adatta a me, al mio percorso fotografico. Secondo me la cosa importante è mettersi nello stesso loro punto di vista. E a me piace molto giocare con loro, e per me le foto migliori che faccio sono quelle in cui mi diverto anch'io e loro si divertono e possiamo giocare. Purtroppo non sempre è possibile, perché per esigenze anche da parte del cliente molte volte mi viene richiesto che il bambino stia fermo, che abbia un aspetto da un po' più grande, di dimostrare un'età un po' più grande di quello che in realtà, no? Per cui vabbè, lì dipende un po' dalle esigenze appunto di chi mi commissiona il lavoro. Altrimenti, se per quando faccio le foto mie, perché io realizzo anche nel tempo libero foto a bambini, perché proprio la gente che sta intorno a me proprio non ne può più, comunque sì, appunto quando fotografo per me, o comunque quando il cliente mi dà la piena libertà, mi piace proprio fotografare la loro gioia, il loro gioco, anche in pose naturali, anche in movimenti naturali che riconducono proprio al loro essere bambini. Allora, come corpo macchina uso la Canon, uso una Canon 5D Mark II, mi è venuto foto di memoria, comunque sì, Canon 5D Mark II, e ho diversi obiettivi che coprono dal 10 mm fino al 200 mm, anche se però a dire il vero, per quanto mi riguarda, uso sempre le stesse due ottiche. Una è il 50 mm 1.8 e l'altra ottica che uso, l'80%, è il 24-105, sempre della Canon F4. Ecco, questa è prevalentemente l'ottica che uso di più, anche perché mi permette di muovermi e di correre intorno al soggetto, perché specialmente quando lavoro in esterni, il mio è un lavoro sempre in movimento, nel senso che se vedi anche qualche video di backstage, che molte volte si vede in rete, ci sono i bambini che mi corrono dietro, io corro dietro a loro, per cui quello che per me è veramente importante avere è un'ottica che mi permette di fare questo, di essere veloce, di cambiare impostazioni, di avvicinarmi o di allontanarmi di più al soggetto in maniera molto rapida. A parte che per esigenze comunque dei miei clienti molte volte devo usare il medio formato, proprio perché hanno esigenze qualitative diverse rispetto a quelle che può offrire una Canon 5D Mark II, per cui molte volte per lavorare per immagini pubblicitarie uso il medio formato. Però tendo a precisare che io sono una fan sfegatata di tutte le macchine giocattolo esistenti al mondo, per cui in passato usavo la Olga, non so se la conosci o meno, usavo la Olga, fotografavo con quella, piuttosto che mi piace molto usare la Lens Baby, e
appassionatissima di Polaroid e negli ultimi tempi invece mi sono appassionata a fare le fotografie con l'iPhone. Questo perché questa cosa è nata dal fatto che, come ti dicevo inizialmente, io fotografo non solo per lavoro, ma anche per hobby, per cui io abitualmente, anche quando vado in giro, mi piace fotografare proprio quello che vedo al di là della situazione lavorativa, no? E quindi mi piaceva l'idea di avere sempre a portata di mano qualcosa che fosse molto facile. Nel senso che non potevo rischiare di lussarmi una spalla portandomi sempre nella borsetta la Canon 5D piuttosto che camminare piegata per portarmela al collo. Per cui da questa mia un po' pigrizia è nata l'esigenza di avere qualcosa che mi permettesse di scattare in maniera più rapida. E per cui, vabbè, da tutte le macchine giocattolo passiamo anche all'utilizzo del telefono come mezzo espressivo. Anche perché io sono fermamente convinta del fatto che per avere una bella foto non sia necessario avere una quantità di pixel industriali, nel senso che per me è molto più importante che nella foto ci sia il contenuto, più che sapere che in quella foto ci siano 8 miliardi di pixel. Cioè, se poi alla fine la foto è fatta con 8 miliardi di pixel ma un contenuto veramente povero, ecco, la foto non mi interessa. Mentre magari io vedo in giro anche foto realizzate da altri fotografi con magari della grana, anche foto fatte con mezzi meno importanti, diciamo, però mi regalano molte più emozioni e mi trasmettono molto di più. Per cui non mi piace badare al mezzo che uso, l'importante è il fine. Beh, io oltre appunto a tutto il corredo di macchine fotografiche e di obiettivi, ho a casa tutto il corredo molto importante che mi sta molto a cuore di parrucche, di ciocchini vari per i bambini. Infatti, non so, mi piace anche proprio cercare accessori in internet. Passo magari le sere, anziché a cercare, non so, qual è il nuovo modello di macchina fotografica, mi piace più vedere, magari spulciare in giro se trovo qualcosa che può farle divertire e con cui poterli fare interagire. E, niente, io vedo che molte volte farli indossare queste cose anche a loro, o comunque renderli partecipi. Cioè, in pratica, alla fine passo per la scema del gruppo, perché o me o l'assistente che si deve mettere la parrucca così, vabbè, sono, non faccio il mio figurone nei confronti delle mamme o di chi mi sta intorno. Però veramente annienta quelle che sono le barriere fra me e il bambino. E poi non lo so, a me piace anche giocare con loro, infatti molte volte prima di un servizio fotografico c'è sempre la partitella di calcio, soprattutto con i maschietti, il che qualche volta mi ha fatto correre il rischio di andarmene a casa con la caviglia storta, piuttosto che comunque mi piace magari giocare a braccio di ferro, ovviamente vinco io. Non li faccio mai vincere, perché dopo tutto mi piace prendere in giro sul fatto che non mangiano spinaci, per cui è ovvio che vinco io, no? Per cui tutta una serie di cose che... Il bello dei servizi fotografici, secondo me, non è tanto nella foto che nell'immagine finale, ma è quello che c'è dietro. Infatti è proprio bello tutto il rapporto che c'è dietro che si costruisce. Quello che posso consigliare, e che è una cosa che a me aiuta molto, è di non soffermarsi semplicemente alla tecnica. Io vedo persone che conoscono vita, morte e miracoli delle macchine fotografiche e sanno tutte di tecnica, tutto, molto più di quanto non sappia io. E invece, secondo me, una cosa importante da fare se si vuole affrontare questo mondo, innanzitutto guardarsi intorno, guardare le immagini che ci circondano, guardare tantissimo cinema, il cinema intendo con una bella fotografia. Ecco, questa è una cosa che io faccio sempre e che mi ha aiutato molto nel corso di questo percorso che ho intrapreso in ambito fotografico. Io ho visto proprio un cambiamento da quando ho iniziato a interessarmi di cinema, di bei film in cui c'era una bella fotografia. Se io guardo le foto che facevo agli inizi, secondo me un cambio c'è stato anche grazie a quello che ho visto in giro, e le immagini che ho visto, i libri che ho letto e che mi hanno ispirato.
Quindi detto questo, vi ringrazio per essere arrivati vivi fino qua. Spero che non abbiate dovuto bere troppo caffè. Grazie a Total Photoshop che mi ha invitato e mi ha intervistato. Ciao!